Lascio la parola al direttore subito per l'appello. Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cercuoni Ciancio De Chiara Di Egidio Ferrauto Giannone Giuliano Gugliotta Guido Gunnella La Zazzera Pompei Principato Rinaldi Tosatti Toti Triputi Vitrotti Zitoli. Allora, ci sono 13 presenti in aula, 11 assenti più la Presidente, e sono giustificati i consiglieri Cercuoni, Ciancio, Gunnella, Toti, e veramente io ho visto anche la giustificazione di Francesca Biondo, a me è arrivata, credo che l'ha inviata anche all'ufficio consiglio, ce l'ho qui la mail, Francesca Biondo, sì, ho visto la mail. Va bene, intanto che verifichiamo, io dico subito che gli scrutatori di oggi saranno Triputi, Ferrauto e Giuliano. E apriamo subito col primo punto, che è la proposta di risoluzione avente ad oggetto raccolta acqua e sicurezza dei pedoni relativamente al sottopasso della Tuscolana in zona Ponte Linari. Chi vuole relazionare? Sì, consigliere Rinaldi. Allora, si tratta di una risoluzione, appunto, buonasera a tutti, grazie Presidente, che impegna la Presidente del Municipio 7 e gli assessori competenti affinché si attivino presso il Sindaco e la Giunta Capitolina per realizzare gli interventi di cui in narrativa, ovvero, ne risolve, realizzazione di un impianto di raccolta acque nella porzione della via Tuscolana che giace sul ponte, il quale dovrebbe scongiurare il dilavamento delle acque pluvie sulla scarpata del braccio sottostante di adduzione alla via Tuscolana da via di Tor Vergata e che attualmente, anche in caso di pioggia moderata, impedisce l'attraversamento del sottovia nell'unico passaggio esistente. Installazione di corpi illuminanti sulle volte del sottopasso, attualmente non illuminati, e realizzazione e messa in sicurezza del percorso che da via di Tor Vergata, attraversando prima il braccio di adduzione alla via Tuscolana verso Roma e successivamente il sottovia, conduce nel quadrante di via Casalmorena, nel quale sono situati diversi servizi pubblici, scuola, chiesa, supermercato e agenzia di un istituto di credito. Questo è quanto richiede l'atto. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto non ci sono? Lei vuole intervenire come replica finale? Come... Niente, questo appunto è un atto che va a completare, diciamo, quella che è l'opera che è già stata fatta dal punto di vista municipale, cioè per quanto riguarda la competenza municipale, perché in quella zona sono state realizzate due rotonde, sono stati previsti anche due attraversamenti pedonali e un marciapiede diciamo all'estremo di uno dei due marciapiedi che appunto dovrebbe poi essere quello che verrà utilizzato nella sistemazione finale che realizzerà il SIMU, perché questo atto appunto integra con l'attività del SIMU quello che sarà poi tutto un discorso di completamento strutturato di quel quadrante. Quindi
Non avendo noi la competenza come municipio di sistemazione di quelle parti rimaste sospese, come appunto ecco, l'illuminazione del sottovia, un impianto di raccolta delle acque che provengono da sopra la Tuscolana e la parte sottostante, questa è una cosa che va ovviamente attivata tramite il Dipartimento SIMU, e questo è lo spirito, diciamo, dell'atto, che va a integrare tutto quello che già il municipio ha fatto e sta completando nel quadrante di Ponte Linari. Grazie. Dichiarazioni di voto? Sì, consigliere. Allora, grazie Presidente. In effetti, diciamo che il voto positivo da parte di Fratelli d'Italia per questa risoluzione verte proprio nel metodo, no? Quindi che ovviamente insieme alla Commissione, al Presidente, ai commissari, si sta cercando non solo per quest'atto, ma anche l'altra volta in commissione, l'altro giorno, cioè sta cercando appunto di dare al municipio una figura certa nel percorso e negli interventi che vengono effettuati sul nostro territorio. Quindi è come per dire, non lasciamo nulla di intentato, quindi ci siamo e cerchiamo anche di controllare e di dare indicazioni. Ma effettivamente dovrebbe essere questo lo spirito con cui Roma Capitale dovrebbe diciamo affrontare le questioni e le dinamiche sulla sua città, e avendo 15 bracci armati politicamente, quindi ogni municipio dovrebbe fare la sua parte e dovrebbe comunque entrare nel percorso amministrativo a tutto tondo, anche dando il contributo, anche facendo la verifica, anche andando a, come si dice, a fare dei rilievi, a verificare i lavori, cioè quindi a verificare i passi che vengono effettuati dal dipartimento in questione. Quindi quando ci sono questi tipi di situazioni, e in questo caso la raccolta delle acque, quindi per la sicurezza dei pedoni e appunto tutto quello che riguarderà anche l'installazione di corpi illuminanti eccetera per il sottopasso, non possiamo rimanere diciamo distratti su questa roba, non possiamo rimanere all'oscuro, dobbiamo e abbiamo il dovere di dare il nostro contributo. Quindi so che la cosa verrà seguita, perché solo questo possiamo fare per ottenere un risultato accettabile, un ottimo risultato, e quindi Fratelli d'Italia dà il suo voto e il suo contributo a questa risoluzione. Sì, altre dichiarazioni? Vabbè, ovviamente come estensore dell'atto e come parte della maggioranza votiamo favorevolmente alla risoluzione. Lo spirito è quello che ha anticipato già il collega, e appunto quando siamo in commissione poi che portiamo questi temi, ovviamente non è che è il Presidente che lo porta, ma come diceva qualcuno, a mezzi la commissione porta avanti i temi, ma qui non è a mezzi, qui è a ennesimi, perché siamo diversi. Quindi ecco, questa cosa è anche insomma interessante, il fatto che poi si collabori tutti insieme su questo tipo di, anche se poi l'estensore è stato Rinaldi Stefano, però alla fine il voto è quello che conferma la buona idea eventuale. Grazie, quindi voteremo favorevolmente. Votazione favorevoli, contrari, astenuti. Sono 15 pareri favorevoli, quindi approvato all'unanimità. Passiamo al punto successivo, che è la mozione avente ad oggetto proposta di variazione dell'attuale assetto della rete scolastica municipale ai fini della definizione della proposta di dimensionamento della rete scolastica capitolina per l'anno scolastico 2020-2021. E prima ancora di dare la parola al relatore, vi informo che sono stati presentati emendamenti aggiuntivi e ce n'è uno soppressivo, ci sono tre aggiuntivi. C'è una richiesta di deroga. E c'è anche, è vero, una richiesta di deroga
e il permesso a parlare per 30 minuti che viene concordato al consigliere Giuliano. L'aggiuntivo è uno solo o tutto o nulla? Ah, è tutto. Ah. Ah, perfetto, perfetto. Allora, rettifico, intanto io direi che metterò qui a disposizione, se non abbiamo le copie lo metto direttamente delle opposizioni, tanto sono in due, lo possono leggere, o se lo vuole presentare lei nel frattempo. Comunque è un unico emendamento aggiuntivo, che è o tutto o nulla praticamente, non sono tre punti ma è giudicato complessivo. Quindi intanto lascio la parola al relatore, se voi volete dare un'occhiata. Io dopo lo presenta, però se intanto volete leggerlo. Una pausa, dopo discuterli. Va bene, questo lo vediamo, se ci sarà bisogno non c'è nessun problema. Grazie Presidente, gentili colleghi, la mozione che oggi presentiamo è il risultato di un lavoro di commissione che è stato condotto nelle scorse settimane con la finalità di analizzare e rivedere l'attuale assetto della rete scolastica municipale, attività che è richiesta annualmente dall'assessorato capitolino al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Lazio per la definizione dell'annuale piano del dimensionamento delle istituzioni scolastiche. I lavori hanno preso avvio dall'analisi dei dati relativi alle iscrizioni nelle singole scuole e quindi da un'analisi quantitativa finalizzata alla verifica dei criteri di dimensionamento rispetto quindi anche ai principi generali del dimensionamento, quindi una valutazione di carattere qualitativo legato appunto a obiettivi di funzionalità ed efficacia dell'azione didattico-educativa sul territorio, finalizzate a realizzare il diritto all'apprendimento, l'uguaglianza sociale di genere nelle pari opportunità, a innalzare il livello di prestazione del servizio, evitando l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa e riducendo il disagio degli studenti. Durante i lavori sono emersi alcuni punti di attenzione su cui la Commissione ha posto appunto il proprio focus. La scuola secondaria, in particolare di primo grado Petrarca, sita in via Camilla 75, attualmente afferisce all'istituto comprensivo di via Ceneda, ma è da anni una scuola secondaria di primo grado di riferimento per gli alunni della scuola primaria Rodari di via Norcia, dell'istituto comprensivo invece Largo Volumnia. La scuola primaria Verdi invece in via Gela 22 attualmente afferisce all'istituto comprensivo Momsen ed è distante circa 1,5 chilometri dagli altri plessi dell'istituto comprensivo, in particolare dalle due scuole secondarie di primo grado del medesimo istituto, site rispettivamente in via Momsen 20 e in via Latina 556, e che tale condizione appunto introduce una frammentazione dell'offerta formativa e non garantisce continuità didattica e del curriculum verticale per gli alunni in uscita dalla scuola. Infatti già una ridotta parte degli studenti delle classi quinte di questo plesso prosegue in una delle due scuole secondarie di primo grado del medesimo istituto comprensivo, quindi una piccola parte. La scuola primaria Puccini, poi, l'altro punto di attenzione, sita in via dei Consoli 16, afferisce all'istituto comprensivo di Viale dei Consoli, mentre la confinante scuola secondaria di primo grado, Cecilio II, di fatto è scelta dalla gran parte degli alunni in uscita dalla scuola Puccini, e quindi è una scuola di riferimento per i ragazzi della Puccini, data la sua estrema vicinanza, che e invece afferisce la Cicero II all'istituto comprensivo di via dell'aeroporto. Quindi alla conclusione di una prima fase di analisi, la Commissione ha presentato alcune ipotesi di variazione all'assetto della rete scolastica municipale al fine di riportare l'organizzazione scolastica in coerenza con i principi generali del dimensionamento. Mi scusi un attimo se mi permetto. Signora, lei sta facendo il video? No. Ah, ok, ci sembrava stesse facendo un video. Silenzioso per vedere. Ah, ok, perché il video lo può fare solamente l'operatore. Grazie. Quindi in particolare le variazioni ipotizzate quindi
prevedono l'accorpamento della scuola primaria Puccini all'istituto comprensivo Via dell'Aeroporto per rendere effettiva la continuità didattica e l'unitarietà dell'offerta formativa per i giovani studenti. La seconda ipotesi, che è stata proposta dalla Commissione, consiste nell'accorpare la scuola secondaria di primo grado Petrarca all'istituto comprensivo Largo Volumnia, a cui già afferisce la scuola primaria di Via Norcia. Anche in questo caso sarebbe realizzata una continuità didattica e l'unitarietà dell'offerta formativa, a fianco di una continuità scolastica storicamente presente e in atto tra i due plessi. Condizione tra parentesi che ci è stata formalmente chiesta di prendere in esame dal Presidente del Consiglio d'Istituto in rappresentanza dei genitori degli studenti dell'Istituto Comprensivo Largo Volumnia. A questa proposta quindi si aggiunge, in ottemperanza ai criteri di dimensionamento, l'accorpamento della scuola primaria Verdi all'Istituto Comprensivo di Via Ceneda. Tutte le proposte sono state portate all'attenzione dei dirigenti scolastici e dei presidenti dei consigli d'istituto nella seduta di commissione del 25 settembre scorso e costoro ne hanno preso atto. Grazie. Allora, altri interventi? Lasciamo la parola al consigliere Giuliano con i suoi 30 minuti, sperando che siano meno. Vediamo, siamo confidenti. Intanto non ascolta lei, no? Adesso ci sono io, quindi. Ok. Allora, grazie per la spontaneità della parola, Presidente, perché mi sono preso questi 30 minuti? Spero chiedo di scusa, fare... Presidente, se proprio per facilitare la comprensione, avendo insomma presentato gli emendamenti sono stamattina e non avendo avuto la possibilità di condividerli con gli altri, se le opposizioni vogliono possiamo interrompere 5 minuti per intanto per capirci, per capirli, per spiegarli e quindi e poi facciamo l'intervento e facciamo che dite, così facciamo, riesco, una sospensione di 5 minuti. Lei è d'accordo a interrompere? Non riesco a dire di no a questa sensata richiesta del capogruppo. E allora diciamo che, visto che è sensata, interruzione. Allora, riapriamo. Eravamo rimasti prima dell'interruzione, che ricordo essere stata per capire gli emendamenti ed accordarsi sugli emendamenti. Prima dell'interruzione eravamo all'intervento del consigliere Giuliano. Consigliere Giuliano, lei può iniziare l'intervento perché non aveva neanche iniziato. Ok. Grazie Presidente. Allora, mi fa piacere che c'è anche l'assessore De Santis. Abbiamo fatto un'interruzione che è servita anche a prendere in esame, diciamo, un emendamento complessivo, anche se erano più punti, però un emendamento complessivo che teneva conto, che tiene conto appunto di una certa posizione, che anche se non è stato ben esplicitato, questo emendamento, questa proposta di variazione, comunque ne abbiamo parlato in capigruppo e quindi si può ragionare in tal senso. Allora, perché l'esigenza di fare un intervento corposo su questa proposta di variazione dell'attuale assetto della rete scolastica? Perché io sono qui da diversi anni e mi sono reso conto, mi scusi, mi sa che c'è stata una scossa di terremoto. Adesso sì? Sì. Infatti mi sono sentito proprio tutto preso. No, pensavo che ero io che ero elettrico, invece... Sì, io ho sussultato adesso, ho detto sus. Vado? Allora, dicevo, quindi l'esigenza di dover fare un intervento che possa tener conto di un periodo che ho passato in questo municipio, riferito proprio specificatamente ai diversi dimensionamenti che sono stati fatti per la rete scolastica e per gli istituti comprensivi, tenendo presente che
c'è sempre qualcosa che di politico che rimane appeso, cioè c'è sempre poi la volontà politica di poter comunque dare un risultato a certi posizionamenti o a certe scelte. E mi riferisco al fatto che sono diversi anni, appunto, che il nostro municipio non si mette mano a un dimensionamento, ma non perché non ci fosse mai stata l'esigenza, non perché sicuramente non ci fosse stata mai l'attenzione, ma questo non è avvenuto perché non c'è stata una volontà. Ora, e questa è quella che è mancata, tra virgolette, è la volontà politica, che comunque è quella che ci deve tenere la strada, no? Cioè, noi facciamo politica e quindi dobbiamo cercare di incontrare, di incrociare le varie sensibilità del territorio riferite a questo tipo di mondo. Un mondo che negli ultimi 10 anni ha subito comunque dei gravi attacchi, quindi dal punto di vista anche strutturale, dalla volontà politica di non dare, appunto, non hanno mezzi, dal punto di vista anche dei plessi scolastici che sono in difficoltà, che sono obsoleti, che non hanno quell'economicità per poter comunque dare risposte, e anche quindi dal punto di vista scolastico i docenti hanno, i dirigenti si trovano spesso e volentieri a dover fare buon viso e cattivo gioco, perché appunto mancano di un'attenzione che risulta atavica. Se solo pensiamo che il 95% dell'economicità che il Ministero della Scuola ha va per il personale, rimane solo il 5% per quanto riguarda lo strutturale, e non penso che col 5%, se non si mette in piedi un piano straordinario per la manutenzione degli edifici scolastici, si possa ottenere un risultato migliore di questo. Entrando nel merito, quindi, perché ho fatto questo esempio? Perché ovviamente anche lì parliamo di volontà politica, quindi quanta attenzione vogliamo dedicare a questo settore. Ora, nel nostro municipio, diciamo, dalla parte nazionale fino al territorio, c'è sempre un collegamento, si trova sempre un collegamento politico, e la volontà deve permettere anche ad arrivare ad ottenere dei risultati. Ora, dal 2009 che non c'è un intervento di dimensionamento, e comunque sia ogni anno si potrebbe fare, cioè non è che è vincolante il fatto di una data specifica. Cioè, comunque l'intervento di poter comunque fare un accorpamento, un miglioramento, un collegamento, un dimensionamento per quanto riguarda i nostri plessi scolastici si può fare ogni anno. Però poi, probabilmente, ripeto, questa volontà non c'è stata. Di punto in bianco ci troviamo a ragionare nel mettere luce su un'azione di intervento, diciamo, per questo settore. Fermo restando che lo dico a priori, ho rispetto per il Presidente della Commissione, per i suoi componenti, per i consiglieri tutti, e quindi questo non significa che mi alteri il mio giudizio. Però è anche vero che devo dire la mia, cioè devo dire come io ho visto in questi anni un certo tipo di lavoro svolto, e per arrivare anche alla situazione attuale e anche gli emendamenti che poi sono stati portati poco fa, perché ovviamente ci si ragiona su quello che poi emerge sul territorio, cioè non è che ne sono cose fine a se stesse, e quindi non sono cose fine a se stesse. E quindi, ovviamente, se non sono cose fine a se stesse e sono collegabili, bisogna cercare di ragionare a 360 gradi. Quindi, nel mettere in piedi un meccanismo, io sono stato consapevole, sono stato d'accordo nei lavori che ha fatto la Commissione, cioè nel metodo utilizzato per proporre alcune ipotesi, perché proprio lavorando si può capire dove si può arrivare. Scevri da ogni collegamento precedente, scevri da ogni collegamento dirigenziale, scevri da ogni collegamento.
Perché? Perché è così che uno può essere autonomo. Se tu non ci hai sospesi con nessuno, sei autonomo. Chiaro? E puoi ragionare in tranquillità. Quindi, per il bene di chi, no, usufruirà di quel risultato. Però se poi ci sono dei ricollegamenti, è normale che questo risulta più difficile a chiunque, non a uno sì e l'altro no. Quando sei assoggettato hai difficoltà a dire la tua in modo più libero. Detto questo, mi sono, come componente della commissione, avvicinato tranquillamente a questo metodo, a questa ipotesi, abbiamo messo insieme delle cose, delle idee che potevano essere utili o potevano essere comunque poi discusse. E quindi confermo questo modus, confermo questo tipo di lavoro. Però poi, mano a mano, nel fare le riunioni, come prima ha ricordato il Presidente della Commissione, sono state fatte delle commissioni, sono stati invitati anche gli attori principali e quindi sono emerse delle riflessioni. È stato fatto comunque un documento, abbiamo cercato di capire come poter prendere in considerazione quello che è stato detto e arriviamo ad oggi con questa mozione, perché i tempi sono stretti, giustamente, perché bisogna fare una delibera di giunta, perché bisogna mandare all'amministrazione comunale che farà il percorso regionale per arrivare alla conclusione di un risultato che non sapremo, non sappiamo oggi quale potrà essere. Comunque non lo sappiamo, perché i giochi si fanno durante il percorso. Ricordo che nel 2009 alcune cose furono fatte in regione, con tutta la volontà municipale e comunale in regione ci fu il cambio, il cambiamento. Quindi è un percorso ancora molto lungo, tortuoso, però noi, a prescindere da tutto, dobbiamo avere chiare le nostre idee, chiaro il nostro lavoro, cioè quello che dobbiamo fare non può essere messo nel dubbio di aver scelto una strada a discapito di un'altra. E da qui mi nasce l'esigenza di dire, appunto, dopo questa premessa ben articolata, spero, mi viene l'esigenza di dire perché poi noi arriviamo a fare questo tipo di posizionamento, mettendo delle richieste, ovviamente, riguardando delle scuole che prima il Presidente ha ben evidenziato, e provando a dare una risposta definitiva al problema dei plessi scolastici. Dopodiché però, tenuto conto nell'ultima commissione di qualche dubbio, perché dico dobbiamo comunque schierarci a favore di un plesso a discapito di un altro, perché dobbiamo schierarci a favore di un dirigente a discapito di un altro, perché non provare comunque nell'arco di questo anno, proprio con la fascia, capito, dritta, pulita, lineare, dire va bene, proviamo a fare tutto quello che è possibile, però poi se non si arriva al risultato, questo è. Questo è, cioè, si ritorna a quello che noi abbiamo ipotizzato. Perdere un anno dopo 8, dopo 9, dopo 10 anni non mi sembra qualcosa di grave, anzi forse è di, come si dice, di un'intelligenza relativa al fatto che comunque metti di fronte gli attori e li metti nella condizione di capire che se devono provare a dare una risposta la devono fare con coscienza, e se non c'è, allora quello che avevamo pensato noi era la cosa più giusta. Però ci si prende un tempo dove chi fa questo lavoro metabolizza, chi occupa questo ruolo riesce ad essere in coscienza. E quindi diciamo che non è stata presa in considerazione questa cosa, ma non per vezzo, non è stata presa in considerazione dalla Commissione, dal Presidente, perché comunque aveva una idea più chiara per quello che gli riguarda e quindi ha portato avanti questo documento. Poi io avrei fatto le mie dimostranze come le sto facendo, no? Perché nel rispetto della democrazia ognuno poi in coscienza prova a dire la sua. Dopodiché però nell'aggiunta degli emendamenti emerge che per uno dei due punti, quindi quello di via Ceneta, via Petrarca, via Verdi, la scuola, quelle che sono, nasce l'esigenza di dover invece attuare questo tipo di riflessione. Allora, l'amarezza dal punto di vista politico è quella di dire perché allora non attuare, cioè fare un passo indietro, consapevole
di stare nel giusto, secondo me è una questione di grande intelligenza. Quindi se si fa un passo per un passaggio, per un riferimento, secondo me si può fare anche per l'altro, perché comunque sia si mette sul piano, cioè si mettono sullo stesso piano le condizioni di chi appartiene a questo settore, una riflessione per comunque poter ragionare in tranquillità e per non dare nessun adito, nessun dubbio che qualcuno ci debba rimettere, no? Come si dice, una volta si diceva un bene di tutti a vantaggio di pochi, no? Sarebbe meglio dire un bene di pochi a vantaggio di tutti, quindi di mettere a vantaggio di tutti questo modus operandi per cercare di ottenere il risultato. Quindi un tavolo per confronto, allora esce per un punto, non esce per la Puccini e per via di Consoli. Questa cosa a me già mi lasciava un po' l'amaro in bocca, perché non voglio essere l'attore che possa comunque far parte di una scelta così al volo, no? Mi è venuto il dubbio di essere un po' più riflessivo, però con questo emendamento la cosa mi torna forte, cioè viene utilizzato questo metodo per l'ex nono, quindi per la Petrarca, la Verdi, Ceneta, quello che sia, insomma per quel pacchetto di azione, senza che me lo metta a rileggere, e invece non vogliamo utilizzare questa riflessione per Puccini e per Via dei Consoli, anche perché come tutti e due hanno votato nei consigli di istituto tra virgolette contrari a questa proposta, diciamo di mozione complessiva, non vedo perché appunto non possono avere gli stessi diritti, no? Lo stesso, come si dice, richiesta d'asilo politico, no? In riferimento ad un percorso che gli interessa, insomma, che li tiene all'interno del problema, no? Quindi perlomeno per poterci provare. E questo mi fa rimanere un po' con l'amaro in bocca, fermo restando che anche la Puccini chiede nei confronti dell'istituto di Via dei Consoli il contrario, cioè di annettere un pezzo delle medie loro che sarebbero più funzionali, però io neanche in quel caso mi sento di dire che è giusto. Allora dico, perché non proviamo nel caso specifico di vedere i tre istituti comprensivi di quel lato in un anno, a capire come possono interagire fra di loro, come poter comunque diciamo ottimizzare sul territorio la realtà, e se poi non c'è nessun tipo di soluzione, ben venga, allora rimane questa, ma gliel'abbiamo detto, ci abbiamo lavorato e non possiamo essere menzionati di aver agevolato un qualcuno a discapito di altri. Questo che dico, ci credo molto in quello che dico, perché io qualche anno fa, per esperienze diverse, e poi chiudo, quindi anche se non ho preso tutta la mezz'ora, ma mi serviva per non elemosinare qualche minuto in più. E qualche anno fa ho avuto la sfortuna di partecipare a delle truffe delle case edilizie, e quando ci fu la magistratura che entrò nel caso specifico, ci trovammo tra le 20-30 cooperative, qualcuno fu avvantaggiato rispetto ad altri, e proprio ci fu un giudice andato in pensione che disse in una trasmissione televisiva, disse: non si possono, come si dice, favorire alcune cooperative a discapito di altre, né per lo stesso problema. Questa è una cosa che comunque ci toccava personalmente, e quindi avevamo capito che nonostante ci fosse la legge di mezzo, comunque questa cosa... No, non devi fare così, Attilio, non fare... No, non mi devi fare così. Vabbè, no, perché non, scusa, è da te, non era rivolto, da te, non è da te. Stavo facendo una riflessione da lo so, sovrappensiero. Lo so. Scusate, vabbè. Non... cerco di controllarmi. Faccio finta che non ho visto. Però dicevo, perché questo passaggio, questo esempio? Perché comunque all'interno dello stesso problema c'erano delle cooperative che erano state avvantaggiate non volendo, avvantaggiate a discapito di altre, e che avevano comunque dei mezzi diciamo di riferimento più semplici rispetto a tutto il resto che ne era parte integrante, e questo ha fatto dei danni non solo materiali ma anche a livello psicologico di chi aveva subito una truffa a discapito di altri che ne avevano usufruito della stessa truffa. Questo per dire che non sto dicendo che qui c'è una truffa, ci mancherebbe altro, sto dicendo che
La parsimonia, la riflessione, se viene utilizzata per uno, secondo me dovremmo utilizzarla per l'altro. Se non ci fosse stato questo, io no, se non ci fosse stato l'emendamento avrei avuto ancora dei dubbi, ma con questo emendamento mi avete fatto capire che il mio pensiero già in commissione era giusto e non capisco perché non prendere quella riflessione e prendere l'altra e lasciare questa disparità. Questo è quello che mi rimane come componente di Fratelli d'Italia ed è da parte di uno che ha sempre comunque lavorato in modo corretto, asettico e senza tener conto anche dell'appartenenza politica, perché quando si fanno delle cose sul territorio si deve cercare di fare senza colori, perché i risultati rimangono e noi passiamo, però per essere contenti ed essere comunque star bene con se stessi uno dovrebbe nella maggior parte di casi non fare riferimenti alla propria fede politica, perché secondo me riesce a dare maggiori risultati. Presidente di Commissione, non ho visto niente prima. Ci sono altri interventi? Solo un chiarimento, quindi è non sugli emendamenti, stiamo facendo la discussione generale. Mozione. Ok, grazie. E se poi la facciamo a parte la discussione, allora questo ditelo voi, ci siamo consultati col direttore, l'interruzione è stata fatta proprio per gli emendamenti, quindi fare finta che non siano stati nominati Presidente, posso proporre di accorpare un'unica discussione in cui si parli sia della parte generale sia della parte degli emendamenti? Lo stiamo già facendo, è quello che stiamo facendo, quindi sì. Sì. Allora, grazie Presidente. Cercherò di trovare una chiave giusta, perché francamente un po' mi hanno sorpreso gli emendamenti, anche se li condivido abbastanza, perché sono un correttivo importante ad un'impostazione che, a differenza del collega Giuliano, mi trovava già in una fase di forte perplessità rispetto alle proposte inserite, sia per il quadrante dell'ex nono sia per il quadrante dell'ex decimo. Però c'è un'ulteriore premessa alla quale accennava anche il consigliere Giuliano e sulla quale non mi voglio assolutamente sottrarre, perché il tema del dimensionamento scolastico, che io ho solo sfiorato durante l'ultima consigliatura, perché di fatto non si è portato avanti nonostante ci fosse una proposta, aveva trovato lì, diciamo, da non membro della commissione scuola, però avevo percepito che c'erano diverse frizioni e diversi ostacoli, non tanto anche per le complessità delle variabili che si devono inserire in un ragionamento che impone, proprio perché e per evitare che si faccia un ragionamento parziale, di allargare il più possibile il raggio di azione e cercare quindi di portare a casa, seppure per il nostro territorio, visti i numeri che abbiamo anche riportato, è molto complesso, però cercare di portare a casa un quadro il più strettamente globale. E per quanto questo sia difficile, perché occorre non solo fare fede, a delle caratteristiche di ordine numerico, occorre tenere anche in considerazione la continuità scolastica, il potenziamento di un'offerta formativa, anche il sostegno rispetto alle scelte che vengono naturalmente fatte da un pezzo della rete scolastica, fatta di genitori, fatta di rapporti amicali, fatta di tante altre caratteristiche, sulle quali però ovviamente la politica non può sottrarsi, perché fanno parte anche della definizione di quella rete scolastica di cui oggi noi dobbiamo per forza invece farci carico. Da quello che percepisco, partirò quindi dagli emendamenti, perché poi correggono in gran parte la proposta di questa mozione. Vengono recepite quelle che sono le
i dubbi, ma anche diciamo le critiche che non sono solo legate diciamo all'apparato del dirigente scolastico che frena piuttosto che, ma è ovvio che ridefinire, non solo dal punto di vista, ripeto, numerico, ma ridefinire la rete territoriale scolastica senza tenere conto di come si sbilancia l'uno piuttosto all'altro, tra parentesi istituto comprensivo rispetto all'altro, rischia di peggiorare la situazione invece che di sostenerla. E questo un po', permettetemi di dirlo, è quello che è successo ieri, quando sapevo appunto c'è stato un incontro in cui si voleva spiegare questa proposta. Però io apprezzo questo metodo, però va fatto prima, perché così magari si arriva anche in una situazione in cui non recepiamo noi qui in consiglio diciamo i cambiamenti in corso d'opera, che per quanto sono importanti è ovvio che oggi noi di fatto rinunciamo a un aspetto robusto di questa proposta, perché alla fine non solo, come citate voi, ci sono dei dubbi legati alla al maxi istituto comprensivo di largo Volumnia, che sarebbe andato diciamo recepire quasi 1600 utenti, che tra l'altro sono anche al di fuori di quanto previsto dalla norma regionale, ma ci sono anche, al netto delle deroghe sulle quali anche la stessa legge regionale va, però sulle quali, siccome sono deroghe, voi stessi mi insegnate che sarebbe bene diciamo non andarci. Quindi l'importante è recepire però quelle che erano le indicazioni, soprattutto non solo del consiglio di classe, ma anche dei genitori, che si sono trovati di fronte ad una proposta e si sono diciamo anche preoccupati, perché alla fine avrebbero visto complessivamente ridefinire anche lo sforzo che era stato fatto nel corso degli anni dalla scuola Verdi, e che veniva diciamo di fatto anche un po' snaturato nella sua difficoltà, perché poi l'assessora De Santis, che la ringrazio per essere presente a questa discussione, però ci ha portato più volte diciamo l'energia con la quale a volte le scuole da sole si fanno carico anche di determinare una svolta nel loro stesso istituto comprensivo, nella loro scuola, con le loro classi, fanno leva su alcune forze che sono oggettivamente proprie, diciamo poco della politica e molto proprie della scuola stessa. Quindi proprio in quest'ottica apprezzo molto il fatto che si sia invece messo, così chiamiamo, un freno, e si sia scelta una via che, per carità, sarà sicuramente più complicata, però è quella che mette tutti intorno al tavolo. E sono molto d'accordo soprattutto sull'ultimo punto, in cui menzionate non solo il tavolo tra municipio e istituti comprensivi del quadrante Appio Latino Tuscolano, ma alla fine fate anche riferimento ad una rivalutazione complessiva del dimensionamento degli istituti comprensivi del quadrante. Questo perché, dal mio punto di vista, credo che sia necessario non solo guardare a quella fetta lì, ma credo che sia necessario mettere mano a tutta la rete scolastica nel suo complesso. E qui mi porta all'altro punto, che è quello che invece mi sembra di capire che non avrà modifiche, ma invece andrà dritto nella direzione inserita. Perché? Perché appunto c'è un buco, mi diceva prima il consigliere Giuliano, dal 2009 dice non si apportava una modifica, non si metteva mano ad una proposta e non si portava una proposta di dimensionamento della rete scolastica municipale. In realtà mi facevano notare chi diciamo era qui prima di me che quella proposta, cioè scorporare Viale dei Consoli 16 e Via dell'Aeroporto, nasceva esattamente dalla stessa esigenza per cui sono preoccupati quelli che oggi vedono l'istituto comprensivo di largo Volumnia diventare un maxi istituto comprensivo con tantissima utenza. Perché è vero che pure se i numeri ci siamo, però intanto non possiamo che non geolocalizzare quella struttura.
che al di là del fatto che parliamo di 100 metri in linea d'aria, uno sta là dietro, uno sta davanti, tutti i ragazzi ci vanno, è tutto vero, è tutto giusto, però non possiamo non dirci che quello è un pezzo di territorio il più popoloso probabilmente da questa parte del municipio, e a suo tempo, io non so se esattamente è il 2009, perdonatemi, ma non lo so, a suo tempo proprio una parte dell'istituto, della stessa dirigenza, dei genitori e della rete municipale scolastica, allora anche c'era mi pare il coordinamento della scuola, la consulta della scuola, ragionò proprio su questa proposta di scorporo. Quindi oggi invece che me la sono ritrovata esattamente come era prima, qualcuno mi ha fatto osservare: ma perché invece di andare avanti torniamo indietro? E io ho detto: guardate, perdonatemi, io francamente non lo so, però mi è stato detto, mi è stato confermato dal Presidente che comunque è una scelta robusta sulla quale non si può assolutamente, diciamo, al momento non si può soprassedere, non ci si può ulteriormente ragionare, però non possiamo neanche dirci che però questo non combacia con la scelta fatta però dai genitori, perché come sapete invece il Consiglio d'Istituto questa proposta non è piaciuta un granché, cioè è stata bocciata esattamente come è stata bocciata dall'altra parte. Quindi è evidente che qualche cosa non torna, forse. Io non so se non torna perché ci sono le rigidità e le frizioni, perché non è una proposta convincente, non so se è forse una modalità con la quale bisognerebbe veramente tentare di rimettere al tavolo anche queste realtà per cercare di fare, non dico la scelta migliore, perché poi una scelta va fatta e non si può, diciamo, tanto, però quantomeno spiegare quali sono le modifiche che ci saranno, ma soprattutto quali sono i benefici che questo apporterà, perché se questo non è stato recepito perché c'è tempo scaduto, concludo, perché c'è un pregiudizio rispetto al dimensionamento scolastico, è un paio di maniche e ha ragione il consigliere Giuliano. Se invece ci sono delle complessità, delle criticità e forse poca chiarezza, perché magari c'è stata pure poca chiarezza, penso che forse sarebbe utile assumere lo stesso, diciamo, criterio che è stato assunto per la scuola Verdi, Momsem, e quindi fermarsi un attimo e rimettere anche loro seduti intorno al tavolo con la Presidente, anche perché come sapete lo step è lungo e si arriverà magari probabilmente non solo con il passaggio in giunta capitolina ma anche in regione, e se questa proposta avanzerà così come diciamo senza alcun cambiamento, vabbè, il Partito Democratico tenterà di fare un ulteriore passaggio di miglioramento anche in quelle sedi lì, perché se la proposta rimane così non credo che si possa, diciamo, almeno per come gruppo del Partito Democratico non la possiamo accettare. Grazie. Ci sono altri interventi? Quello finale dopo gli emendamenti. Allora, se vogliamo, se non ci sono altri interventi, possiamo velocemente intanto spiegare a chi non era nella riunione di che si tratta negli emendamenti, e facciamo, visto che sono già stati discussi, io passerei direttamente, insomma, dichiarazioni di voto, vediamo di farle brevi e votazione degli emendamenti. Sì, ma se li vuole spiegare? Un intervento sugli emendamenti? Sì, sì, assolutamente, anche unico. Allora, gli emendamenti sono stati, avete insomma avuto le copie e sono stati diciamo proposti, perché nel frattempo i consigli d'istituto si sono espressi e abbiamo ritenuto che la situazione del quadrante Appio Latino Tuscolano sia una situazione comunque non, come dire, nettissima, nel senso che abbiamo una richiesta sia dei genitori della scuola Petrarca di passare all'altro istituto per il mantenimento di una continuità, diciamo, didattica, e tuttavia però l'istituto, la primaria di via Gela
per la sua posizione, quindi anche in ottemperanza a quelli che sono i criteri e i principi che sono stati dati dalla Regione riguardo anche la continuità territoriale e la vicinanza degli altri edifici, effettivamente potrebbe trovare una collocazione che anche in altri istituti, negli altri istituti comprensivi vicignori. Quindi è questo il motivo che ci ha spinti a prendere maggior tempo per poter fare un'azione di variazione che fosse quanto più pesata e soppesata possibile, quanto fosse più precisa, proprio per evitare quelle situazioni e quelle condizioni che invece si sono attuate con il dimensionamento precedente, che probabilmente non ha tenuto in conto i principi generali del dimensionamento, ma ha forse privilegiato altri criteri di plesso o di dirigente, non lo so, ma che comunque attualmente ha portato a una situazione di difficoltà nella realizzazione di quello che è il curriculum verticale, che ricordiamo è un bene per ogni studente delle nostre scuole, cioè la possibilità di poter entrare in un percorso che dalla scuola dell'infanzia prosegue fino alla scuola media all'interno di un percorso didattico, non solo di edificio, voglio spiegare, ma un discorso didattico pedagogico unitario. Ed è questo è stato il criterio che ci ha condotti alle due soluzioni che abbiamo proposto. Questa è la motivazione dell'emendamento aggiuntivo, perché quello naturalmente soppressivo è conseguenza. Il tavolo quindi servirà per approfondire ulteriori possibili opportunità di ricollocazione della scuola della primaria, in coerenza con quelli che sono appunto i principi che ricordiamo essere quelli legati anche alla territorialità, alla storicità della scuola e alla uniformità del curriculum didattico. Perché non è stato applicato lo stesso metodo alla scuola primaria Puccini? Perché nella scuola primaria Puccini la situazione è diversa, quindi il metodo è il medesimo. Voglio assicurare tutti i miei colleghi che il metodo e il ragionamento che è stato fatto sono i medesimi, ma si applicano a dati diversi, a contesti diversi, e quindi naturalmente il risultato è diverso. Abbiamo per esempio una situazione di fatto che si porta, avanti dal 2012, anche prima, dopo il dimensionamento che la consigliera prima ha ricordato, ha scisso una situazione che era naturalmente unita. Ricordiamo che la scuola Puccini è separata dalla scuola Cecilio II da un cancello. Quindi aperto il cancello, no? Si possono creare progettazioni anche fisicamente contigue, vicine tra i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie, cosa importantissima. Per questo motivo le situazioni sono diverse, c'è una contiguità fisica proprio strettissima, c'è una volontà della dirigenza, mi dispiace, insomma ho sentito altro, che dal 2012 è continuata anche nel 2015, ha continuato a richiedere il ritorno ad una situazione ex ante, quel dimensionamento, proprio perché la continuità didattica era quasi implicita tra la Puccini e la Cecilio II, doveva essere solamente implementata attraverso la progettazione didattica. Progettazione didattica che tuttora i docenti dell'Istituto Comprensivo Viale dei Consoli sono sicurissimo che faranno tenendo conto di questa situazione, ma che all'atto pratico però non vede una sua concretizzazione, perché gli alunni di fatto non la utilizzano, nel senso che si iscrivono alla Puccini, potrebbero continuare nel loro percorso formativo alle scuole medie dell'istituto, Opita Oppio e Via del Quadraro, ma decidono
di andare alla Cecilio II, e con i dati, guardate, non stiamo parlando di qualche percentuale, stiamo parlando di più del 50%, e in passato lo è stato anche di più, quindi è un dato di fatto che, di cui bisogna prenderne atto, ed è una situazione che storicamente si sta portando avanti. Ora, nulla da togliere alla grandissima attività, all'impegno chiaramente di tutti i docenti che devono gestire necessariamente questa situazione, ma quale grandissimo sforzo dovranno mettere per poter realizzare un qualcosa che magari un domani sarà realizzato solo al 50%. Ecco la motivazione per cui il tavolo non è necessario, in quanto lì la situazione è conclamata, ci sta una continuità di fatto territoriale che attende solamente il ripristino di una continuità didattico e pedagogica che noi politici dobbiamo garantire. Ed è questo il nostro scopo, la motivazione per cui noi stiamo qui, decidere, e noi dobbiamo prenderci questo onere. Lo so che è un peso ed è un fardello importante, e qualcuno sarà sicuramente scontento, ma sappiamo che i genitori, ancora oggi, i genitori dei bambini della Puccini hanno tutta l'intenzione di portare, sono favorevoli affinché la scuola possa rientrare nell'istituto comprensivo via dell'aeroporto, che è l'istituto comprensivo naturale della scuola. Io non mi sto schierando a favore o contro di un plesso, di un dirigente, io mi sto solamente schierando a favore dei ragazzi, dei bambini delle scuole elementari, affinché possano avere lo stesso diritto degli altri bambini delle altre scuole, che invece hanno questa possibilità di poter proseguire un percorso didattico unitario e sereno fino alla fine della scuola media. Quindi io non so cos'altro poter dire per far comprendere l'importanza di questa decisione. Non si tratta di tornare indietro, perché se le cose sono fatte male non è necessario perpetrare, no, dicendo che riportare le situazioni è un passo indietro. Se il passo indietro è un passo ragionevole ed è l'unico passo possibile, che si faccia, e prendiamocene le nostre responsabilità. Grazie. Allora, volete, io lo dico, cioè ci sono dichiarazioni di voto di 3 minuti su ogni emendamento. Voterei prima il soppressivo, sì, però non lo ricordo più. Sì, in ogni caso penso che tutti avete la copia, no? Si propone di eliminare il testo relativo al punto A del dispositivo. Ok, dichiarazioni di voto. Mi confermate che è quello che va da spostamento fino a scuola Petrarca? Potete rispondere, io non ho davanti a me la delibera e la mozione, scusate. L'emendamento soppressivo chiede di togliere tutto il punto A dell'impegno, sì, quindi da scorporo della scuola secondaria di primo grado Petrarca fino all'istituto comprensivo via Ceneda. Ok. Ripeto, ci sono dichiarazioni? Se non ci sono dichiarazioni passiamo direttamente alla votazione. Ah. Volevo dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, rimarcando la differenza delle due situazioni attuali del territorio rispetto ai due punti. Voglio solo ricordare che l'istituto comprensivo di via Mommsen ha votato parere contrario a questa proposta all'unanimità. Quindi in coerenza, quindi tutte le componenti, sia dirigente, docenti che genitori.
cosa invece diversa è l'istituto Via dei Consoli, dove invece il parere negativo del passaggio della Puccini alla via dell'aeroporto non è stato all'unanimità ma a maggioranza. A maggioranza significa che un voto contrario è stato espresso proprio dalla componente genitoriale, quindi mi sembra che le situazioni siano anche diverse da questo punto di vista. In ragione di questo fatto votiamo favorevolmente l'emendamento. Altre dichiarazioni? Consigliere Vitrotti. Sì, grazie. No, intanto prendevo un appunto che mi servirà per dopo. E, per quanto riguarda questo emendamento, proprio perché non si possa pensare che quello che ho detto per 22 minuti sia a vanvera, rimango e rimaniamo come Fratelli d'Italia d'accordo su questo emendamento, perché era quello che poi effettivamente ho spiegato nell'intervento essere una cosa intelligente. Non posso pensare che l'intelligenza venga usata quando si parla con i deboli coi forti o coi forti coi deboli. Quindi, siccome non penso questo, per me e per noi, per me e mio collega Carlone, questa cosa va bene, questo emendamento va bene, c'ha un senso di intelligenza dovuto al fatto di verificare cosa in quel quadrante così complesso, così pesante, con degli studi comprensivi importanti, no? Qualcuno ha fatto riflettere che è meglio prendere tempo e noi siamo d'accordo in questa fase. Non vogliamo sapere chi ha chiesto tempo, ci sembra giusto nei confronti di un rispetto dei ruoli, perché la politica deve fino all'ultimo percepire l'essenza, non la voce di qualche componente genitoriale, scolastica, dirigenziale o dell'istituto scolastico regionale, è un mix di situazioni, quindi per questo Fratelli d'Italia è d'accordo. Vitrotti. Allora, il gruppo del Partito Democratico è favorevole a questo emendamento e spiegherò anche perché. Perché nell'impegno c'era la proposta di scorporare la scuola secondaria di Pino Gava Petrarca dall'istituto di via Ceneda e di metterlo nell'istituto comprensivo di Largo Volumnia. Questa cosa è stata appunto rigettata, fermata da gli stessi genitori, esattamente per e con delle indicazioni precise, cioè per quanto dicevo prima, il Plesso Verdi aveva avuto nel conto nel tempo una sua struttura e lo scorporo avrebbe creato quindi quei disservizi che oggi sarebbero ricaduti sull'utenza, quindi sulle famiglie, sugli insegnanti e quindi su tutta la rete scolastica. In più aggiungono, cosa che non dobbiamo sottovalutare perché se parliamo di un riordino la dobbiamo mettere tutta, quell'istituto comprensivo Largo Volumnia sarebbe diventato, come loro scrivono, un grandissimo istituto comprensivo di 1600 unità, cosa che sarebbe auspicabile non avere per una questione di gestione e anche per una fluidità dell'offerta formativa esattamente come prevista. Quindi avendo ritrovato in questo emendamento diciamo un punto di arresto, quindi con l'eliminazione complessiva, il gruppo del Partito Democratico è favorevole. Votazione. Favorevoli? No, sono finita. L'emendamento sì. Contrari? Astenuti? Viene approvato all'unanimità. Passiamo al secondo. Il secondo era quello più complesso. Non lo rileggo, se mi dite che tutti avete la copia. E... Quest'altro, sì. È quello aggiuntivo, sì. Quello di cui avete parlato tanto. Allora,
Ci sono dichiarazioni di voto, perché non credo che vada, consigliere, lo vuole rispiegare o pensa che non ce ne sia bisogno? Lei l'ha già parlato, ha fatto un intervento unico, perché insomma ha parlato per quasi 10 minuti, quindi io consideravo che fosse per entrambi. Ok, allora no, andiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Giannone. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questo emendamento, ricordando che lo stesso Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Mommsen ritiene che l'attuale situazione della scuola di Via Gela non sia una cosa sostenibile e non sia una cosa fatta bene. Ha riconosciuto in sede ufficiale, formale, di Consiglio d'Istituto questa cosa, però ha chiesto appunto di poter avere la possibilità di rivedere la situazione, no? Dove questa scuola dovrà essere ricollocata alla luce dell'attuale dimensionamento e del contesto scolastico, quindi la rete, l'attuale assetto scolastico delle scuole dell'area Appio Latino Tuscolano. Quindi non stiamo facendo una cosa fuori dal mondo, stiamo solo dicendo che, pur avendo riconosciuto, devo dire, ne do merito al Consiglio d'Istituto, di avere una situazione, vivere in un contesto, diciamo, un'organizzazione che non è organica attualmente, in virtù di ciò che avvenne nel 2012, mi sembra, adesso non ricordo precisamente, ma 2011. Okay? Quindi, nonostante tutto, dice vabbè, però sarebbe opportuno, piuttosto che così fare un passaggio d'amblè alla Studio Via Ceneda, proviamo a fare un ragionamento per capire dove meglio potrebbe essere collocata. Questo è quello che ci dice il Consiglio d'Istituto, che è fatto, ricordo sempre, da docenti, presi a parte amministrativa e genitori. Quindi il parere negativo dell'istituto comprensivo Mommsen non è tanto stato sull'abbandono della primaria, quanto sull'approdo che questa scuola avrebbe avuto. Abbiamo colto, diciamo, il suggerimento, perché è anche questo la funzione della politica, raccogliere le voci accorate, insomma, quelle che ci sembrano essere ragionevoli, per poter poi prendere delle decisioni quanto più, diciamo, consone possibili. In questa ottica, quindi, chiediamo all'assessore di avviare quanto prima un tavolo di lavoro che permetta appunto di esplorare altre possibili soluzioni, che però vedano sempre, ripeto, vorrei ribadirlo, vedano sempre la risoluzione di questi due punti di attenzione, Petrarca e Verdi Via Gela. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, qui siamo, diciamo, della condizione esattamente uguale alla precedente. L'unica cosa che mi lascia perplessa di tutte le proposte è la parte in cui si fa riferimento all'ipotesi da considerarsi unitaria e non scorporabile, perché io non so se questa cosa si potrà poi verificare, perché invece, a differenza di quanto, diciamo, auspicato dalla mozione, in realtà c'è proprio una oggettiva complessità nella mancanza, proprio posta da un pezzo di quel territorio, in cui c'era proprio una mancanza di continuità tra Verdi e Petrarca. E quindi il voler battere sempre su quel punto vorrebbe quasi essere, diciamo, un punto sul quale si può poco trattare, mentre io ritengo che tutta la proposta, e quindi questo mi fa fede soprattutto il punto C di questi emendamenti, metterlo sul tavolo insieme ai dirigenti,
studiarli nella sua complessità, nella sua difficoltà e cercare soluzioni ulteriori, perché da quello che ho percepito in questi giorni in cui si discute molto di questa cosa, ci sono delle alternative che non è detto che non siano praticabili, ma che forse possono essere sono state attenzionate poco e forse possono essere invece valutate positivamente in un secondo momento. Quindi ben venga il tavolo, ben venga quanto proposto, e quindi il Partito Democratico è favorevole. Dichiarazione di voto? No? Allora, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità, vero? Sì, sì. Sì, 15 voti favorevoli. Viene accettata. Giannone, si può tranquillamente procedere con l'ultimo intervento di chiusura. Grazie. Diciamo che spero di aver avuto la possibilità già con gli interventi precedenti di spiegare quindi la proposta di quest'anno, diciamo, per questo dimensionamento. Complessivamente quindi andiamo a chiedere che per il quadrante ex municipio decimo si proceda con una richiesta, quindi una proposta di variazione per la scuola Puccini, che dall'istituto di Viale dei Consoli possa passare quindi finalmente e ritornare anzi all'istituto comprensivo di Via dell'Aeroporto. E su questo c'è una grande attenzione da tempo e c'è una grande aspettativa da parte soprattutto dei genitori che hanno a cuore chiaramente il bene dei propri figli. Per cui questo atto ci sembra dovuto e non ha trovato un impedimento rilevante sul territorio, visto che l'istituto comprensivo della Via dei Consoli ha votato negativamente sì, ma non in modo unanime, e all'interno della scuola ci sono i genitori che continuano a volere questa, quindi una rappresentanza di questa volontà forte di permettere ai propri ragazzi di proseguire. Quindi noi riteniamo sia giusto proseguire nel percorso. Per quanto riguarda invece l'altra proposta, quella relativa allo scorporo della Petrarca da Via Ceneda e invece il passaggio della Verdi sempre a Via Ceneda, la situazione è leggermente differente, anzi abbastanza sostanzialmente differente, pur essendovi una forte richiesta dei ragazzi e delle famiglie e della scuola di Largo Volumnia di poter riprendere il percorso didattico, l'unicità del percorso didattico tra Via Norcia e via Camilla, quindi Petrarca, cosa che storicamente è sempre stato così, diciamo, fino al dimensionamento che ha diviso gli istituti. Anzi, addirittura la Petrarca era un secondo plesso della scuola Tibullo, quindi di fatto c'era già una unitarietà, però poi le decisioni a volte vengono prese usando dei criteri, a volte degli altri, e quindi oggi siamo qui a discutere di questa situazione. Il criterio di dimensionamento dei 1.600 è vero, è un criterio, diciamo, ci ha posto qualche problema, visto che la regione richiedeva di fare un'attività esattamente opposta, però è pur vero che viviamo in un contesto urbanistico, in un tessuto urbanistico, questo della città consolidata, del quartiere Tuscolano a Pioladino, che è molto complesso, molto articolato, densamente abitato, e quindi non sempre
diciamo, gli elementi dimensionali possono venire incontro agli aspetti invece, ai principi che sono didattici, che secondo noi possono essere presi maggiormente in considerazione. Tuttavia, ripeto, avendo riscontrato un netto stop dalla Mommsen per quanto riguarda il metodo, pur avendo riconosciuto la necessità di fare un dimensionamento e pur avendo proposto diciamo, l'intera variazione come un doppio spostamento da via Ceneda e verso via Ceneda, la cosa proseguire con uno scorporo parziale ci è sembrato essere un po' azzardato. Per questo, siccome, ripeto, abbiamo a cuore che le cose non vengano fatte affrettatamente e che non vengano eventualmente riproposti dei dimensionamenti che possono poi portare con sé ancora degli elementi di negatività, su questo punto noi preferiamo che si attenda un anno e che si incardini un percorso di riflessione approfondito con tutte le istituzioni scolastiche del quadrante, quindi con Largo Volumia, via Ceneda, ma anche con la Mommsen, con Mastroianni e gli altri istituti che sono via Latina 303 eccetera. Questo per poter arrivare ad una soluzione che sia quantomeno condivisa in modo più approfondita con tutti gli attori del territorio, affinché effettivamente si possa arrivare alla risoluzione di questi due punti di attenzione. Detto questo, io spero di aver spiegato anche la motivazione per cui oggi non è ancora il momento di poter realizzare questa richiesta dell'Istituto Largo Volumnia e ancora oggi, ancora per un anno, la scuola elementare di Via Verdi, di Via Gela, rimarrà ancora all'interno dell'Istituto Comprensivo della Mommsen. Ma dall'anno prossimo sarà necessario lavorare attivamente per portare a conclusione il percorso. Quale che esso sia, dovrà portare alla risoluzione di questi due problemi. Grazie. Dichiarazioni di voto sull'atto emendato. Giuliano. Grazie. Mi rendo conto che il Presidente della Commissione adesso mi ha tolto le parole di bocca, proprio le stesse identiche parole, pensieri e opinioni che avrei detto io adesso, solo che è il soggetto diverso, l'avrei detto per l'Istituto Puccini e via di Gonzo, la stessa, identiche parole, pensieri, opinioni, concetti, tavolo, disponibilità. E però poi st'altr'anno, se non si trova qualcosa, mi dispiace, quello che è. Sono andati via perché hanno sentito quello che dovevano sentire, giustamente. Mi dispiace che l'assessore non c'ha il dono di ubiquità e poter partecipare anche ad altri consigli di istituto, perché se avesse, lo so, non è andata a quello che al figlio piccolo, quello diciamo non prodigo, alla scuola piccolina, ma non gli hanno detto, esatto, certo, e mica perché lei è cattiva, lei è brava, ci va sempre, però non gliel'hanno detto e quindi giustamente si trovano in difficoltà. Allora che cosa succede? Che la parola detta pregiudizio non ci deve essere, per l'amor di Dio, io l'ho scritta, bella pure grande, a me non appartiene, però avrei detto le stesse cose,
E quindi se fossimo stati a parti inverse, mi avreste detto bravo consigliere Giuliano, facciamo questo tavolo, guardiamo meglio quel quadrante, poi il prossimo anno dobbiamo mettere mano per forza, sarà quello che sarà. E invece per il brutto anatroccolo, per l'istituto Puccini, via dei Consoli, questa cosa non ci sarà. Io non voglio essere partecipe di questa impostazione. Avevo condiviso il modus, le idee ci possono essere, ma poi di fronte a questa retromarcia che conviene a qualcuno politicamente, non lo so, e non voglio pensarlo perché io ho un po' di esperienza politica, quindi a me, io non asciugo gli scogli il giorno, quindi non è che la cosa mi va molto semplice, però siccome ho sempre avuto rispetto per la commissione in questione e per il presidente della commissione, avevo anche fatto questo ragionamento in modo molto diretto, facciamo anche da quest'altra parte una situazione di questo tipo, ragioniamo a tre istituti comprensivi di quel quadrante, poi se non è, e ognuno si prende la parte sua, non è possibile, e se prenderà la parte sua, Puccini deve lasciare, però avremmo avuto modo di mettere un quadrante in relazione con la Rita Levi di Montalcini per esempio anche, no? Cioè si metteva in piedi la possibilità di dargli un ulteriore sfogo di capire questi tre istituti comprensivi se potevano tra loro essere, stare in relazione. Non si può fare? Il prossimo anno sarebbe stata questa. Non si può fare con la MOMS e Largo Volumia? Non si può fare con Via Verdi Viaggiera? Il prossimo anno sarà questo. Ma perché a loro sì e a questa situazione no? Per questo motivo, caro Presidente Giannone, per questo motivo, cari colleghi consiglieri, per questo motivo, Assessore, Fratelli d'Italia, visto che è rimasta nella mozione solo il punto B, quindi solo che ce la prendiamo con una persona sola, e quindi io non voglio far forte che i deboli, per cui non voteremo favorevoli questa mozione. Altre dichiarazioni? Sì. Allora, per chiudere anche rispetto a quello che all'intervento iniziale che ho fatto e anche per cercare di avevo preso del tempo per capire quali fossero le oggettive necessità di questa proposta, che però non posso, diciamo, negare il fatto che almeno dal punto di vista ha avuto, almeno da parte del gruppo del Partito Democratico e da me personalmente, un approccio positivo nella sua riformulazione complessiva. Però l'ho detto all'inizio, e non perché le cose fatte male non si devono riportare al punto originario, è ovvio, diciamo, abbastanza un discorso neanche da mettere, diciamo, in questa discussione che è stata importante, però anche lì aggiungo a quello che ha detto il consigliere Giuliano, anche a suo tempo c'era quell'oggettiva criticità che oggi ha posto a noi e alla maggioranza un'attenzione in più rispetto alla proposta che avevano fatto, cioè anche a suo tempo si domandava con insistenza a chi c'era nella maggioranza di questo municipio di tenere scorporate queste due realtà, perché l'accorpamento avrebbe portato una difficoltà di gestione per l'utenza e quindi per le famiglie, di gestione per i dirigenti scolastici. Tutto quello che per noi oggi è scontato e che invece dobbiamo sostenere, invece a suo tempo c'era stato messo sul tavolo esattamente con la stessa oggettività. È per questa ragione che, diciamo, fermi e forti del fatto che un percorso è stato aperto dalla parte dell'ex nono, giusto, opportuno, anche per arrivare, diciamo, alla fase finale che è quella del tavolo regionale con una robustezza della proposta, cosa che al momento, diciamo, purtroppo manca, perché dal pacchetto completo siamo arrivati ad averne una parziale, e quindi anche non facendo fede a quella complessità che pone il tema, ma che sarebbe anche importante raggiungere, cioè guardare a tutta la rete scolastica, oggi ci mettiamo, diciamo, lì, non tanto al figlio piccolo, poi perché, ma proprio a, che uno dice, ma perché? Però perché lì è oggettivo, ho capito, ma era oggettivo pure quell'altro,
E allora l'oggettività o è sostenuta da una narrazione importante e robusta che ci mette tutte nelle condizioni di poterla difendere quella proposta, esattamente per la stessa oggettività della quale parlava prima chi mi ha preceduto, e allora di fronte a questo non è che c'è l'interesse di uno piuttosto che l'altro, ma c'è l'interesse dell'utenza, dove vi assicuro da utente primaria che diciamo sto facendo nella scuola dell'infanzia è veramente complicato, soprattutto per chi abita nella parte Don Bosco, Viale dei Consoli, Quadraro, è molto complesso. Proprio per questo, mancando quella volontà anche in questa parte di tempo municipio, scaduto. Chiudo, mancando questa volontà da parte della maggioranza a guardare con più attenzione e fermarci un attimo e mettere intorno al tavolo anche loro questa parte di municipio, purtroppo non posso diciamo che respingere questa proposta e ritengo che sia un peccato, perché si sarebbe raggiunto invece un punto di sintesi più avanzato, così diciamo si diceva da qualche parte, che avrebbe reso la proposta così importante che è quella di un ridimensionamento scolastico molto più forte. Quindi purtroppo il voto è contrario. Altre dichiarazioni? Allora, se non ci sono altre dichiarazioni andiamo direttamente alla votazione. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'atto viene approvato con 12 voti favorevoli e 3 contrari. Passiamo al punto successivo, che è un'altra mozione avente ad oggetto la ricerca di una struttura per persone LGBT in difficoltà. Sì, c'è un emendamento anche su quest'atto, è stato presentato ed è un emendamento aggiuntivo, sono già state fatte le copie all'inizio, è un emendamento molto semplice comunque, quindi chiedo al relatore se vuole anche diciamo, spiegarlo in modo da evitare l'intervento successivo e accelerare un po' i tempi. Zazzera, sì certo. Grazie Presidente. Spiego prima l'emendamento oppure vado avanti prima con l'atto? Prima l'atto, grazie. Prima l'atto. Allora, in Commissione Pari Opportunità noi abbiamo audito le persone LGBT, giovani e meno giovani. Tra tutti i disagi che queste persone vivono ce n'è uno che è abbastanza problematico e che è il coming out. Vado a spiegare un momento che cos'è il coming out. Nel mondo LGBT l'espressione coming out è usata per indicare la decisione di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Questo primo momento è di solito caratterizzato da una forte carica emotiva ed è fonte di stress. Ciò è dovuto in parte al fatto che si tratta di un momento in cui l'individuo si mette o rimette in discussione, ma soprattutto perché la nostra società tende alla eteronormatività, tende cioè ad escludere, negandoli o vestendoli di un'immagine negativa, tutti quei comportamenti che si allontanano dalla eterosessualità o dalla propria identità fisica. Quando un genitore scopre l'omosessualità del figlio, viene letteralmente travolto da una tempesta di emozioni e pensieri. È un momento che coinvolge e ridisegna una galassia di significati e convinzioni. La crisi che investe un genitore alle prese con l'omosessualità o la transessualità del figlio deriva anche dall'annullamento di alcuni dei piani che aveva in mente per il figlio. Ogni genitore si immagina una determinata vita per i figli, dallo studio al lavoro, passando per i rapporti affettivi. Scoprire che è omosessuale sembra distruggere, o eterosessuale o transessuale, sembra distruggere questa proiezione. Visto inoltre che molto spesso è difficile per un genitore il coming out di un figlio, alcuni genitori non accettano
né si adeguano alla situazione, provano imbarazzo e vergogna. Il tabù dell'omosessualità, il senso del peccato e la convinzione che sia una disgrazia, tra virgolette, permangono in modo forte nella nostra cultura e questo genera anche reazioni violente da parte di questi genitori che tentano di nascondere questa realtà affinché non si venga a sapere, fino anche a cacciare fuori di casa i propri figli. Molti genitori spesso pensano che sia anche una malattia, molte persone. In realtà nel 1974 l'omosessualità viene cancellata dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali pubblicato dall'American Psychiatric Association. Nella prima versione del 1952 risultava ancora una condizione psicopatologica tra i disturbi sociopatici di personalità. L'omosessualità, la transessualità non sono delle scelte, non possiamo sceglierci l'orientamento sessuale e molto spesso questo per i genitori non è chiaro. L'unica scelta che può fare un giovane omosessuale o transessuale è negativa, cioè sceglie di non vivere la propria sessualità. È un po' come quando le donne di un tempo, alcune donne ancora in molti paesi, decidono di non amare un uomo perché per costrizioni sociali presenti. Per questo, considerato che secondo i dati dello sportello Lili, linea trans Circolo Mieli, negli ultimi 10 anni Le vittime di omofobia, cacciati o vessati dai propri familiari che si sono ritrovati in gravi situazioni economiche, di sicurezza, di solitudine, sono stati circa 45-50 tra giovani e meno giovani. Che nel territorio del municipio VII non ci sono strutture in grado di accoglierli e proteggerli, almeno nella fase emergenziale. Che spesso si cercano e si trovano alloggi di fortuna, ma a tempo determinato. Pertanto il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente e l'Assessore di competenza affinché individuino una struttura nel nostro municipio che possa accogliere ed accudire le persone LGBT in difficoltà. Grazie. L'emendamento l'ha spiegato? L'emendamento ho aggiunto perché volevo specificare che noi cerchiamo la struttura proprio nel municipio 7, se l'ho messo nell'impegno, però ribadirlo. Va bene. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente. Allora io volevo dire che l'atto di oggi è il proseguo di un percorso che questa maggioranza ha intrapreso già ad inizio consiliatura con la commissione che io presiedo ed è stato portato un lavoro che è stato portato egregiamente avanti dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, la collega Annarita Lazzazzera, a seguito poi della suddivisione delle deleghe. Volevo dire che il nostro municipio è intervenuto in diverse occasioni sotto vari aspetti sul principio importante d'uguaglianza e di non discriminazione, considerato un elemento fondamentale della protezione dei diritti umani. Cito alcuni atti. Il 28 aprile del 2017 la Giunta ha depositato una memoria ad oggetto adesione alla giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, in cui ha chiarito di ritenere fondamentale e di fondamentale importanza aderire alla giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che ricorre appunto il 17 maggio di ogni anno, promuovendo eventi nel proprio territorio in collaborazione con le associazioni LGBT nella settimana dal 15 al 21 di maggio. Il 17 maggio 2018 è stata depositata una mozione per la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia
con piacere approvata all'unanimità da questo Consiglio Municipale. Hanno votato tutti i colleghi presenti del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. In questa mozione impegnavamo la Presidente e la Giunta a promuovere appunto la giornata internazionale sul sito ufficiale del nostro municipio, ad aderire a promuovere in occasione della giornata del 17 maggio, era il 2018, iniziative e progetti di associazioni e singoli cittadini che si impegnano quotidianamente con campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'identità sessuale e per il contrasto all'omofobia e alla transfobia, ad organizzare incontri programmati con i giovani del territorio, con le scuole e le famiglie, che possono indurre a momenti di riflessione collettiva contro ogni forma di discriminazione. Quindi, in occasione della settimana 2018 contro l'omofobia, la Giunta ha concretizzato un percorso rivolto al superamento delle discriminazioni di genere con la realizzazione, ricorderete, del giardino Rainbow qui in piazza di Cinecittà, nell'area proprio antistante l'ingresso della sede municipale. Affrontare questi problemi serve a creare una società realmente inclusiva, che può essere realizzata solamente con uno sforzo condiviso che coinvolga tutti i livelli di governo, la società civile, le istituzioni religiose, i media, le organizzazioni artistiche e sportive e il settore privato. Il 13 maggio 2019 abbiamo depositato una mozione ad oggetto intitolazione a Marcella Di Folco del giardino collocato in una parte di piazza di Cinecittà contraddistinta dalle panchine arcobaleno. In quel caso impegnavamo la Presidente e la Giunta appunto a intitolare alla signora Marcella Di Folco il giardino e a farsi parte attiva soprattutto verso le scuole del territorio attraverso la promozione di iniziative rivolte in primo luogo agli studenti per informarli e sensibilizzarli rispetto alle tematiche connesse al contrasto di atteggiamenti discriminatori basati sul genere e sull'orientamento sessuale. Ci tengo a ringraziare la collega Anna Rita, perché oggi con questa mozione noi impegniamo la Presidente affinché appunto individui una struttura nel nostro municipio che possa accogliere ed accudire le persone LGBT in difficoltà, in quanto ci è stato appunto segnalato che il coming out di un figlio non è sempre accettato con favore purtroppo da alcuni genitori, e in alcuni casi questo costringe addirittura i figli a condizioni economiche e di sicurezza precarie. Speriamo che la realizzazione di quanto richiesto possa fornire un ulteriore aiuto concreto e un po' di sollievo alle persone cacciate o vessate dai propri familiari, perché chiedono semplicemente di essere se stessi e di esercitare il proprio diritto di amare. Grazie Presidente. Altri interventi? No, se non ci sono interventi, c'è un intervento finale? No, dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo direttamente. Ah, c'è una dichiarazione? No. Ah, lo scrutatore, sì, l'ho detto prima e non l'ho fatto. Scrutatore diventa la consigliera Vitrotti e possiamo votare. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, è l'ultima mozione. Ah, cosa grave, non vi ho fatto votare l'emendamento. Rifacciamo la votazione prima per l'emendamento. Favorevoli all'emendamento? Tutti. Rivediamo la votazione sull'atto emendato. Favorevoli? Tutti. Bene. È approvata all'unanimità. Scusate, troppi emendamenti oggi. Chiudiamo qui, sono le 16:37. Oggi è giornata. Sono approvati anche i verbali. E sono i 20 e 21 delle sedute 13 e 20 giugno 2019. Adesso il Consiglio è concluso e sono le 16:37.